Buongiorno mister, Simone Praia Gazzettino. È appena terminata la rifinitura, ci fa il quadro della situazione recuperi, chi non recuperi? Sì, non recupero ancora Casolari, recupero Voltan e Castrati. Tutto il resto è uguale all'ultima partita. Casolari ha avuto, praticamente l'ultimo allenamento della settimana scorsa, ha avuto l'alluce del piede, praticamente ha messo male il piede, gli si è un po' niente di grave, niente, però gli dà ancora fastidio e lo condiziona, quindi non lo convoco, non è utilizzabile. Però ha avuto una piccola distorsione dell'alluce del piede, però è una cosa fastidiosa. Per la prossima, quindi, insomma. Spero di sì, insomma. Buongiorno mister, Carlo Cecino del Corriere del Veneto. Ciao, buongiorno. Ti chiedo un po' come è andata questa settimana, visto che venite dalla sconfitta di Mantova, com'è il morale, come hai visto i ragazzi, insomma, in vista della partita di domani? Ma i ragazzi sono dispiaciuti perché comunque hai perso una partita 93esimo che non meritavi di perdere, e quindi dispiace, i ragazzi sono dispiaciuti tutti quanti. Poi abbiamo analizzato la partita, abbiamo analizzato gli errori e questo deve servire da lezione, come è già successo a Salerno. Poi dobbiamo crescere perché sono episodi che ti condizionano, insomma, perdi una partita, ripeto, che non meritavi di perdere. Buongiorno Edoardo, Diego Ziglio, Mattino di Padova. Ciao, viene avanti un Frosinone che sulla carta era tra le favorite e magari non è ancora comunque per le zone alte, che è in dubbia situazione di difficoltà. Te l'aspettavi così in difficoltà e te l'aspettavi magari diverso rispetto alle ultime uscite, proprio perché è in una situazione complicata? No, non mi aspettavo che fosse in difficoltà, anche perché hanno allestito una squadra per risalire in Serie A, quindi hanno investito molto, hanno giocatori di grande qualità, però sai, la Serie B è un po' come è capitato lo Spezia l'anno scorso, la Serie B è un campionato che se non ti metti subito nell'ottica di questo tipo di campionato che c'è da correre, da lottare, può capitare che magari inizialmente fai fatica. Il Frosinone adesso sta facendo fatica, ma ha una squadra forte, è una squadra costruita, ripeto, per andare in Serie A, quindi è una squadra sicuramente che ha delle difficoltà in questo momento, ma che verrà qui col coltello tra i denti perché sono in una situazione difficile. Proprio guardando la classifica, il Frosinone ultimo, Cittadella che ha perso qualche posizione. Pensi che domani sera prevalga un po' la paura di non perdere oppure la voglia di vincere, entrambe le squadre? Da parte nostra la voglia di vincere. Noi dobbiamo avere sempre voglia di vincere in qualsiasi tipo di partita. Poi devi essere bravo a trasformarla in campo, perché la rabbia dell'ultima partita, cioè dobbiamo essere bravi a tramutarla in campo, a metterla in campo per cercare di vincere la partita, però lo spirito nostro è sempre quello di cercare di vincere, che sia in casa, in trasferta, ed è quello che fino adesso abbiamo provato a fare, poi alle volte ci riesce, alle volte no. Ecco mister, forse il tasto dolente di questo inizio è l'attacco, perché siete il peggior attacco del campionato proprio con il Frosinone e nelle ultime due giornate non siete riusciti a segnare. Ti chiedo se pensi che soprattutto gli attaccanti possano subire un po' questa mancanza di gol, oppure cosa manca, ecco, per tornare a segnare? No, a me mi preoccuperei di più se non ci fossero le occasioni, quindi poi è evidente che dobbiamo migliorare nella fase di finalizzazione, nella fase di chiusura delle azioni, però questo è un tasto che abbiamo già toccato e i giocatori lo sanno, quindi i giocatori sono dispiaciuti. Poi come squadra dobbiamo fare qualcosa in più, quindi se la difesa prende troppi gol è un discorso di squadra, non è un discorso solo della difesa. Adesso se non riusciamo a fare tanti gol è perché magari anche l'ultima partita, ad esempio, abbiamo fatto 51 cross, solo che ne abbiamo fatti 4-5 giusti, quindi non è solo colpa degli attaccanti, è un discorso di squadra come sempre. Sappiamo che dobbiamo migliorare e questo è un aspetto sul quale stiamo lavorando. Ricollegandomi qui, in questo senso stai pensando a qualche cambiamento, soprattutto magari dalla cintura in su negli uomini? Ma sì, beh, come ogni partita, sai che arrivo alla vigilia, come è giusto che sia, che ho dei dubbi,
perché è impensabile arrivare prima di una partita e avere già le idee chiare. Quindi ho visto la settimana, ho visto che tutti, la settimana è stata breve. A me importa che tutti recuperino dal punto di vista fisico, quello sì. Quindi spero di aver tutti a disposizione, poi le scelte le faccio in base all'avversario, allo stato di forma, alle caratteristiche nostre degli avversari, quindi ho qualche dubbio sicuramente. C'è qualcosa da temere in particolare del Frosinone e dove secondo te si vincerà la partita domani? Quale sarà la chiave di lettura? Ma del Frosinone c'è da temere che è una squadra che ha giocatori di qualità, è una squadra ferita, è una squadra che sicuramente verrà qua e avrà un grado di concentrazione molto alto perché sono in una situazione complicata. Poi dobbiamo essere bravi a cercare magari di evidenziare il loro momento di difficoltà. Quindi questo, quindi del Frosinone temo soprattutto la grande qualità dei giocatori che hanno, soprattutto davanti e in mezzo al campo, anche se hanno qualche assenza, però questo temo. Scusami, l'altra domanda? La chiave di lettura, come sempre, sta nella voglia nella rabbia, nella voglia di vincere, nella voglia di non mollare. Quella è la chiave di lettura, secondo me, è sempre quella in un campionato come la Serie B. Poi gli episodi fanno la differenza come sempre, ma se tu non hai rabbia, non hai determinazione negli episodi, è più facile che perda che vinca. E rimanendo sempre sulla partita di domani, nelle ultime due giornate avete affrontato Catanzaro e Mantova, che sono due squadre a cui piace il possesso palla, in teoria anche Frosinone, visto che c'è Vivarini, che l'anno scorso sempre con Catanzaro era un allenatore a cui piace il palleggio. Ti aspetti anche domani una partita simile, quindi in cui il vostro pressing alto può fare la differenza? Sì, sì, il nostro pressing alto può fare sempre la differenza, l'importante è che lo facciamo bene e anche a Mantova l'abbiamo fatto bene. Dopo dobbiamo essere bravi a tramutare i palloni che recuperiamo nella metà campo avversaria in occasioni da gol, quello è l'aspetto sul quale dobbiamo crescere. Poi non lo so se domani il Frosinone di Vivarini è sempre stato un allenatore che si basa molto più sulla fase di possesso palla che magari quella di non possesso, quindi mi aspetto sicuramente un Frosinone che provi a fare la partita, che provi a fare quello che faceva Catanzaro, anche se poi sono cambiati i giocatori. Potrebbe essere importante sbloccarla subito, visto che Frosinone comunque ha una situazione psicologica che è quella che è, cioè almeno noi da fuori possiamo immaginarci un Cittadella che punti a andare avanti e poi a cavalcare, insomma. Vabbè, certo, è importante cercare, l'ho detto prima, Frosinone sta vivendo un momento di difficoltà, quindi magari dobbiamo cercare di essere bravi ad aumentare questo loro momento di difficoltà, quindi l'atteggiamento è fondamentale. È chiaro che se poi riesci a sbloccare la partita subito, probabilmente perdono qualche certezza in più, quindi dobbiamo essere bravi in quello, però... Ripeto, il Frosinone è una squadra che verrà qua e farà la partita col coltello tra i denti perché sono in un momento del genere, quindi troveremo sicuramente una squadra concentrata, una squadra che verrà qua a fare la guerra e magari giocherà un po' meno la palla e penserà più al sodo, però ripeto, dobbiamo essere bravi a interpretare la partita. Bene, grazie mister, a domani sera. A voi, grazie.